Unicredit e finanza online. Appuntamento un po' diverso dal solito perché lo facciamo con i mercati aperti, quindi tra l'altro avremo la possibilità di vedere anche, a differenza del solito, appunto, al mercato aperto, i titoli su cui operiamo appunto in tempo reale. Presenti come sempre Marco Medici, io per Unicredit, Michele Fanigliulo, analista del centro studi di finanza online e una faccia ben nota e ben conosciuta che è Pietro Di Lorenzo, appunto fondatore di SOS Trader, autore del libro Un milione per mia figlia, insomma comunque molto presente nel panorama della formazione italiana. Magari prima di dare la parola a Michele, come sempre vi ricordo, è un'occasione anche per condividere domande, dubbi, perplessità, quindi utilizzate senza problemi la funzione di chat e di domande. E appunto anche magari per salutare Michele. Michele, dopo 3 anni di percorso insieme a noi come Unicredit e come Finanza Online, è al suo ultimo webinar con noi. Quindi Michele, Sì, lascio a te la certo. parola. No, beh, innanzitutto, insomma, è stato un piacere. Beh, avremo modo comunque di probabilmente di vederci lo stesso, perché poi comunque rimango più o meno nel settore, quindi l'attività rimarrà più o meno la stessa. Certo, non nei panni, ovviamente, in questo tipo di webinar, però sicuramente avremo modo di vederci. Insomma, comunque è stato un piacere, spero, per chi ci segue, appunto, di aver sempre dato degli spunti utili, anche grazie alla presenza, insomma, dei nostri ospiti come il buon Pietro. E quindi niente, dai, vediamo di fare questo ultimo webinar bene, in allegria, diciamo, e con i contenuti come al solito, e poi alla prossima. Assolutamente. Assolutamente, poi questo non vuol dire che il mese prossimo non ci sarà un webinar in collaborazione con Finanza Online, naturalmente andiamo in continuità, ci saranno altri ospiti, altri analisti, quindi assolutamente Assolutamente questo. appunto continueremo assolutamente. Michele, io ti lascio la parola, ti lascio, dimmi se vuoi anche lo schermo Magari sì, dammelo un secondo che faccio, che poi nella presentazione iniziale magari con Pietro gli faccio vedere anche una slide, vediamo come anche lui me la commenta, che secondo me è interessante. Sì, Perfetto, diciamo, il eccolo qui. punto oggi era praticamente, abbiamo fatto un piccolo cambiamento, no, rispetto a quello che ci dicevamo, nel senso che oggi vedremo come utilizzare sempre i certificati in questo difficile contesto di mercato, quindi quali possono essere i migliori, diciamo, da sfruttare, però appunto abbiamo deciso con Pietro di vedere sia un approccio più, diciamo, da trader, quindi con prodotti a leva, quindi turbo, che poi con me vedremo invece anche tutta la parte sui prodotti di investimento, perché insomma, come sapete, tra l'altro appunto Unicredit ha lanciato una nuova gamma di Fixed, andremo a studiarla insieme e devo dire anche delle caratteristiche particolari, quindi assolutamente interessante anche quel tipo di prodotto per lavorare su questa congiuntura di mercato. A tal proposito, Pietro, giusto un accenno, nel senso che effettivamente non so come la vedi tu, ma è una situazione di mercato non facilissima da gestire, perché abbiamo visto c'è un po', no, questa paura dell'inflazione, quindi sul riscaldamento dell'economia, che più che altro, ovviamente, per quel che ci interessa a noi che lavoriamo sui mercati, è l'impatto che questo ovviamente può avere sulle politiche delle banche centrali e a cascata nell'era delle banche centrali, perché questa è l'era delle banche centrali, sono sempre state fondamentali, ma questi ultimi anni abbiamo visto, no, che praticamente sono il catalyst principale, ovviamente. Si ha paura di tapering, si ha paura di aumento dei tassi e quindi l'impatto che potrebbe avere. Tra l'altro, devo dire, si vedono anche dei movimenti interessanti. Su questo magari volevo farti vedere anche una slide, Pietro, per darti là. Se mi dai la condivisione, Marco, così la faccio Te l'ho data, vedere. Michele, te l'ho data, stai già Fatto, Michele, condividendo. vediamo la tua chat, ci Sì, sta stiamo tutto facendo i vedendo. passaporti. Ma non c'era niente di problematico, non preoccuparti. Allora, Ti quindi sei vedete questa salvato. slide. Si sta piazzando, Vediamo la presentazione ok, adesso. Sì. ecco qui. Adesso Ok, sì. adesso la vedete. Ok, perfetto. Questo qui è un grafico di rotazione di portafoglio, semplice da leggere. Che cosa sono? Ci sono quattro riquadri. Praticamente sull'asse orizzontale vedete il rapporto che c'è tra la forza
diciamo, quindi il movimento dei prezzi dei vari indici settoriali europei confrontati col benchmark, che è in questo caso lo Stoxx Europe 600, e quindi ci saranno, non so, Stoxx Europe 600 Auto and Parts, piuttosto che Basic Resources, piuttosto che Insurance, Banks, insomma, tutti i vari settoriali dell'Europa confrontati appunto con il benchmark. Ecco, nell'asse orizzontale avete la forza relativa in termini di prezzi, in quello verticale invece il momento, quindi la forza, potremmo dire quanto accelerano questi settori rispetto al benchmark, cioè quanto potente sta andando il movimento, è il movimento. E quindi, sempre in maniera semplice, i quattro quadranti sono: in alto a destra, dove vedete in rialzo, è il quadrante dei leader, quindi lì ci sono i settoriali più importanti, poi si scende in basso a destra, c'è l'indebolimento, e qua, come vedete, ci sono i ciclici che fino a un mese e mezzo fa erano tutti i leader. Quindi c'è questo appunto rotazione di portafogli, non la vedete, è proprio una rotazione. Poi se si sposta a sinistra, in basso, dove ci sono, diciamo, quelli che stanno sottoperformando il benchmark, e allo stesso tempo anche non solo in termini di prezzi, ma anche proprio di momentum. E poi sopra in alto invece a sinistra avete il miglioramento, e lì vediamo i cicli, scusate, difensivi, che prima, fino a un mese e mezzo fa, mentre i ciclici erano i leader, i difensivi, poracci, erano proprio in ribasso, quindi erano nel settore peggiore, quelli più deboli di tutti, e invece, come vedete, si stanno muovendo verso l'alto. Tra l'altro, per capire bene come leggere queste, diciamo, righe che vedete, ovviamente avete il nome dei vari settoriali, quindi ad esempio in alto a sinistra, che vi ho cerchiato in rosso, vedete che avete tutti i difensivi, avete le utilities, avete il care, avete food and beverage, quindi tutti i principali difensivi. Come si legge? Il quadrato è la settimana attuale, questi sono grafici, diciamo, sono punti settimanali, mentre le freccette sono le settimane precedenti, quindi di fatto qui avete per ogni indice settoriale lo scenario delle ultime quattro settimane, cioè come si sono mossi in questo grafico nelle ultime quattro settimane. E quindi, Pietro, quello che ti volevo far notare, così ero curioso anche di avere un po' il tuo commento, insomma, ci siamo in una situazione in cui abbiamo visto effettivamente mercati tesi, perché si sta cercando di capire se le banche centrali, in particolare la Fed, intende da qua a settembre cominciare a fare tapering piuttosto che cominciare a parlare di rialzo dei tassi. L'oro, che è partito abbastanza in forza, sembra, poi sentiamo anche lì se vuoi dire la tua, fa aver fatto un bel bottom. E poi vediamo questo andamento ciclico, guarda caso, no, con i ciclici che scendono e i difensivi che stanno guadagnando spazio, che anche questa è un'indicazione interessante. Quindi ti chiedo a te, magari, dici un po' come la pensi tu, e poi vediamo con te delle strategie anche operative. Sì, volentieri. Anzitutto buonasera a tutti, grazie mille per l'invito a Marco e Unicredit, e anche grazie mille a te, Michele, che per questa, diciamo, tua ultima apparizione con questo brand hai deciso di volermi ospitare. Ti interrompo un attimo, Pietro, scusami Pietro, è arrivato un commento che dice che non si sente, quindi io penso che potrebbe essere un problema singolo, quindi se potete dirci se sentite o meno, se ci fate sapere se avete problemi. Perché tra di noi ci sentiamo. Dicono che si sente, quindi positivi che si sente. Quindi è probabilmente un problema di un singolo, può essere un problema di appunto singolo computer, mi dispiace. Però scusami l'interruzione, Pietro, volevo essere sicuro che... Dicevo sto ringraziando semplicemente Michele, con cui insomma siamo legati, a parte da una passione comune, anche da una bella amicizia, insomma, spesso ci scambiamo commenti anche non in trasmissione, e questo dimostra come poi anche la crescita avviene anche attraverso lo scambio di diversi opinioni e pensieri, e noi proprio con questi webinar cerchiamo proprio di intercettare questo bisogno, no? In questo momento in cui siamo tutti un po' più chiusi nelle nostre, davanti ai nostri monitor, questi webinar nascono anche come, soprattutto come scambio di idee. Ergo mi associo all'invito di Marco di partecipare in maniera attiva, perché poi il vero valore dei webinar, secondo me, si ha dallo scambio, dalla comunicazione a due vie, no? Da un'interazione con chi ci sente. Quindi sentitevi liberi di interagire e di porre quesiti, ma anche considerazioni vostre. Detto ciò, Michele, interessante la riflessione che fai tu, che in maniera quantitativa mostra quello che era un po' nell'aria, no? Nell'aria c'è questa ventata di timori, no? Che le banche centrali si mettano poi in una condizione per la quale non riescano a portare avanti quella che è stato un po' il modus operandi degli ultimi anni. Dovevano essere
politiche estemporanee, dovevano essere movimenti straordinari in virtù di particolari condizioni economiche. In realtà, se ci pensi, ormai sono anni che le politiche monetarie sono molto forzate, no? Molto estremizzate, e questo ha condotto poi a situazioni che nessuno di noi si immaginava, ovvero con un mercato obbligazionario totalmente spiazzato, dove almeno nel recente passato era quasi impossibile trovare rendimento, e quindi la fuga verso quell'asset e l'allocazione verso asset diversa dall'obbligazionario, e da qui questa invasione di liquidità che ha di fatto premiato i mercati, soprattutto i principali. Detto ciò, adesso che cosa fare? Dai verbali della Fed di ieri, secondo me è abbastanza palese, no, la direzione. Una buona parte dei membri ha di fatto dichiarato di voler cominciare quanto prima questo tapering, quindi riduzione degli acquisti sul mercato, che porterà inevitabilmente progressivamente a una normalizzazione delle politiche monetarie. Qui secondo me il tema è le modalità attraverso le quali si farà questa normalizzazione, perché è evidente, e guardando anche l'andamento delle materie prime, che un po' di inflazione cattiva, no? Quell'inflazione cattiva inteso come non fisiologica, arriverà nei prezzi e arriverà inevitabilmente sui mercati. Questa va evidentemente gestita con una politica monetaria diversa dal passato. Adesso secondo me bisogna provare a non spaventare troppo i mercati, e quindi farli entrare nell'ordine di idee che questa normalizzazione avrà luogo in maniera più graduale e più condivisa possibile anche fra le diverse banche centrali. Quindi secondo me la strada è ormai tracciata, è ormai inevitabile che ci saranno politiche monetarie diverse rispetto al passato, e il tema è semplicemente non generare panic selling e non e magari iniziare a farlo quando l'economia reale si riprende. Il vero tema anche del 2020 è che non si voleva mandare in crisi l'economia reale e i mercati finanziari, e quindi si è pompato i mercati finanziari proprio per evitare questo connubio che sarebbe stato assolutamente disastroso. Quindi bisogna, secondo me, perché è una logica di lungo termine, entrare in questa logica inevitabile. Per chi invece ha una logica più di breve termine, si deve sfruttare la grandissima volatilità presente soprattutto su alcuni mercati. La giornata di ieri sarà ricordata e rimarrà, secondo me, negli annali, il 19 maggio, come un po' una piccola caporetto nel mondo delle cripto. In due parole, non è credo tema di questa trasmissione, però ieri è successo qualcosa di veramente che lascia il segno. Bitcoin ha toccato i 30 dollari, i 30.000 dollari, ci mancava, detto 30.000 dollari. E però se ci pensi, dai 64K è una bella botta. E poi la cosa che mi ha impressionato di più, Michele, è stato non solo su BTC, che è il più visibile, no? Il Bitcoin arriva un po' su tutti i media mainstream, però sono soprattutto anche i movimenti di altcoin, ma anche su delle criptovalute piuttosto capitalizzate, no? I movimenti su Ethereum sono stati pure impressionanti, quindi ieri è stato un po' uno scossone per il mercato delle cripto. Ma la riflessione che volevo fare insieme a voi oggi, a parte magari vedere delle specifiche strategie, è sull'esplosione della volatilità, no? Che tipicamente vengono considerate un fuggi-fuggi generale, no? Dai mercati. La volatilità, se ci pensi, Michele, perché esplode? Perché molti operatori liquidano al meglio. Liquidare al meglio vuol dire, pur di darti via l'asset che ho nel portafoglio, sono disposto a mettermi in modalità passiva. Cioè, che cosa vuol dire? Che qualsiasi prezzo mi viene esposto sul mercato, io vado a fillarlo, no? Vado a fare il deal, non al prezzo che attivamente io ti propongo, no? Cioè, non è che ti dico, guarda, questo cellulare te lo vendo a 300 euro, chi me lo prende, glielo do. In questo caso sono io che vado sul mercato e dico, il primo che mi offre un prezzo ragionevole per questo certificato e questo cellulare, io glielo vado a servire. E allora, anche se mi offri 200 euro, non i 300 che volevo, trovare a servire, e quindi si esplode. Questo è il meccanismo di esplosione della volatilità, no? Quando tutti
tutti sono impauriti e tendono a mollare le asset a qualsiasi prezzo, e da lì si innesca il movimento. Il tema è la retorica tradizionale, che cosa dice? Attenzione, quando c'è la volatilità, cash is king, torniamo tutti volati, torniamo tutti liquidi, non mettiamo fuori il naso dalla nostra tana di liquidità, aspettiamo che la tempesta passi, e tutte queste butade che sono, secondo me, più luoghi comuni che poi elementi che hanno una loro sussistenza sia teorica che pratica. Perché il grande tema, soprattutto per chi investe in certificati di investimento, è che la volatilità è uno dei elementi fondamentali che genera il prezzo di un certificato, insieme chiaramente all'andamento del sottostante, alla tipicità del sottostante, se abbia più o meno un dividendo e un'eventuale correlazione per prodotti vol stop. Se tu fai prodotti di investimento e lavori con i certificati, la volatilità può essere una tua grande alleata, e quindi non un rischio, ma piuttosto un'opportunità. Quando la volatilità esplode, evidentemente i prezzi dei certificati, soprattutto quelli con barriera, si abbassano. Perché si abbassano? Perché le probabilità che la barriera venga colpita, stante le attuali condizioni di volatilità, salgono. Quindi quando la volatilità esplode, il certificato prezza più basso, perché prezza più basso perché la barriera, ci sono più possibilità che venga colpita, e quindi soprattutto sui certificati con barriera europea questa diventa una straordinaria opportunità. Perché? Perché la volatilità è ciclica, e quindi dopo un'esplosione c'è una contrazione, e a parità di andamento del sottostante, quindi anche se il sottostante magari non sale, non rimbalza, il semplice fatto che la volatilità si vada a normalizzare comporta un incremento del prezzo del certificato. E allora questo passaggio, che è un passaggio, mi rendo conto, forse un po' teorico, cioè all'apparenza teorico, ma è questo il sale dei certificati, no? Perché i certificati non sono altro che dei derivati cartolarizzati che sotto hanno delle opzioni, no? E il senso, il prezzo delle opzioni varia evidentemente per grande parte anche in virtù della volatilità. E quindi questa considerazione la faccio proprio nel giorno dell'esplosione della volatilità delle criptovalute, ma deve essere un monito anche per i prossimi strappi, no? Il modo migliore per costruire, cioè il timing migliore per costruire un portafoglio di certificati, è proprio nei momenti in cui la maggior parte delle persone ha paura e si mette liquida, butta via tutto quello che c'è in portafoglio a qualsiasi prezzo, e quello è noi dobbiamo ragionare in maniera un po' controintuitiva. Quando esplode la volatilità, anziché tirarci indietro e aver paura, bisogna lì, secondo me, avere un atteggiamento un po' più aggressive e cercare di cogliere le opportunità che ci sono. Io poi chiudo con questo e passo alle strategie più puntuali, però ricordo i prezzi che c'erano a marzo del 2020 su alcuni certificati con scadenza magari 23, 22, 23 e quant'altro, che sono andati giù a rotta di collo nonostante la scadenza, la barriera fosse europea, la scadenza era lunga, e tutto sommato, certo, il sottostante era andato abbondantemente sotto lo strike e magari anche sotto la barriera, ma avevamo ancora 2-3 anni di tempo per giocarci la partita. Allora vedete, certificati che quotavano a 60, 65, a 55 e poi adesso sono tornati su prezzi intorno ai 100, ti fa capire col senno di poi che quando tutti scappano, quando il sangue scorre sui mercati, è probabilmente quello il momento più opportuno per strutturare soprattutto le strategie su certificati con barriera, con capitale condizionatamente protetto. In particolare le barriere europee sono, secondo me, estremamente interessanti in queste condizioni di mercato. Quindi, per concludere, lo strappo di volatilità di ieri sulle cripto, secondo me, è stato più un'opportunità per chi magari ha idea di costruire strategie con sottostanti cripto che un rischio, proprio per le condizioni che dicevo prima. Non so se le cripto rimbalzeranno o non rimbalzeranno, ma so
che questa esplosione di volatilità andrà via via a normalizzarsi e quindi il prezzo dei certificati andrà con sottostanti cripto andrà a salire solo in virtù del fatto che la volatilità si andrà a contrarre. Rispetto invece alle strategie di brevissimo. Posso aggiungere una cosa, Pietro, su questo, scusami, visto che parlavi certo, di cripto. Giusto, adesso non è il tema di oggi, quindi non ne parleremo oggi, però nel caso in cui qualcuno avesse domande ce le può fare. Abbiamo emesso per la prima volta sul mercato noi, proprio nella giornata di ieri, dei certificati di investimento che hanno come sottostante Coinbase. Abbiamo emesso nella fattispecie dei top bonus, quindi bonus che hanno la barriera solamente a scadenza, bonus cap, barriera continua, e dei fixed cash collect, quindi prodotti che pagano un premio mensile. Quindi da adesso, senza andare a parlare della caduta di ieri, senza andare a parlare oltre della caduta di ieri, eccetera, per chi volesse provare a puntare sul tema mantenendo una barriera di protezione appunto rispetto al valore iniziale anche del 60%, sa che ci sono dei prodotti che ora permettono di farlo, quindi potrebbe essere un'altra strategia interessante per andare a puntare su questo che tema. Che pensano, Marco, queste nuove emissioni? Ma hanno scadenze tra i 2 e i 3 anni, quindi naturalmente prodotti liquidi, quindi, e poi appunto quello che dicevi tu assolutamente ha senso, cioè sono stati emessi questi prodotti tra l'altro 2 giorni fa e quindi in un momento di volatilità parecchio elevata e quindi cioè, tendenzialmente scontano un livello di volatilità implicita alta all'interno del loro costo di structuring, quindi appunto tendenzialmente come sappiamo c'è una relazione inversa tra prezzo del prodotto e del livello di volatilità. Certo, quindi lo strutturatore è riuscito a comprare tipicamente, se avesse comprato in questa fase qua, le opzioni a un prezzo più basso perché quotavano il rischio più alto, giusto? E quindi riescono a offrire un prodotto che ha più margini, no? di apprezzamento, giusto? Ma perché ha pagato sì, cioè sì, ma guarda, ci sono vari modi di vederlo. Un modo di vederlo è il fatto che appunto tu in un prodotto che ha una barriera europea vai a vendere un'opzione a scadenza, giusto? Vai a vendere un'opzione, vai a vendere una call. Quindi quello che succede è che più è alto il valore dell'opzione che vendi, più soldi incassi per andare a finanziare la struttura. Il prezzo delle opzioni è direttamente legato alla volatilità, quindi se vai a vendere un'opzione in un momento di volatilità particolarmente elevata, vai a guadagnare di più, quindi hai un incasso maggiore, se vogliamo proprio metterla in termini di singole opzioni, hai un incasso maggiore. Quindi avendo un incasso maggiore puoi costruire una struttura migliore, ergo offrire un premio più alto, una barriera più conservativa, eccetera, eccetera. Nel momento in cui naturalmente la volatilità si riduce, il prodotto, essendo tu hai venduto un'opzione, quindi sei corto di volatilità, la volatilità si riduce, il prodotto aumenta di valore. È un po' come dire, cioè, forse è un esempio un po' estremo questo, però è un po' come dire che il prezzo di un'obbligazione è inversamente proporzionale ai tassi di interesse. Possiamo dire che il prezzo di un certificato tendenzialmente long è inversamente proporzionale a livello della volatilità dei sottostanti. Quindi questo si può dire, e da quello che abbiamo visto anche l'ultimo anno, soprattutto con gli acquisti effettuati a marzo 2020, quando appunto i livelli di volatilità implicita erano veramente esplosi. Chiaro. Vi faccio, visto che parlavamo appunto di certificati, è arrivata una domanda che secondo me è interessante anche perché è utile, perché la sento fare spesso, quindi te la faccio direttamente, la leggo. Mario ci chiede, chiedo se posso avere un aiuto, se acquisto oggi un certificato, quindi l'acquisto oggi, la cui data di rilevazione per lo stacco è lunedì, riesco ad avere la cedola? Grazie. Ok, non ho capito, quando è la data di... Allora, lo compro oggi e lunedì praticamente stacca la cedola. Allora, la data importante in cui bisogna avere il prodotto in portafoglio è la data di registrazione, quindi la record date. Noi dobbiamo avere il prodotto in portafoglio il giorno della record date. Per averlo in portafoglio contabilizzato il giorno della record date, dobbiamo acquistarlo 2 giorni prima la data della record date.
Quindi quello che si può fare è andare a vedere le condizioni definitive del prodotto, andare a cercare qual è la data di record, la record date di quel pagamento e fare due giorni, appunto due giorni lavorativi prima. Tendenzialmente, però dico tendenzialmente, bisogna andare a vedere caso per caso, però tendenzialmente nei nostri prodotti la record date è un giorno prima la data di pagamento. Quindi se viene pagato domani, cioè se domani è la data in cui è la data di accredito della cedola, la record date è oggi, quindi giovedì, e l'ultimo giorno utile per incassare la cedola, quindi di venerdì, sarebbe martedì, perché è due giorni prima di giovedì, oggi. Naturalmente siamo a disposizione dei nostri canali per andare a verificare prodotto per prodotto quale sia l'ultimo giorno utile per avere diritto all'incasso del premio. Ok. Senti Pietro, allora, che strategie ci volevi far vedere oggi? Guarda Michele, oggi mi piacerebbe mostrarti una strategia su STM, se riesci a condividere un grafico. Allora, devo darglielo io quindi Marco lo schermo, assegno il controllo. Oppure se vuoi mostrarlo soltanto... Assegnerò io questo. Allora, No, Michele, lo mostri tu direttamente, così. Beh, era perché se magari lui c'è il suo grafico, qual era il tasto, tu ti ricordi? Allora. Sì, certo, glielo assegno io, faccio io. Ok, se lo assegnalo tu, se mi fa un piacere, che io sei meno pratico con GoToWin. Ecco qui. Vai. Pietro dovrebbe esserti arrivato. Noi dobbiamo dare il grafico, meglio. Ok. Perfetto. Allora, dunque, il tema è abbastanza intuitivo, no? Su un mercato che tutto sommato è abbastanza forte, no? L'indice è andato a testare ancora una volta questa famigerata resistenza che si oppone da anni, no? Alla seta dei prezzi, ormai siamo quasi a 12 anni, adesso siamo stati un po' ributtati giù, ma insomma il mercato italiano è abbastanza in forza. Invece STM, e questa è la considerazione che volevo fare, come evidente a partire dai massimi toccati il 29 aprile, di fatto ha vissuto un mese di maggio piuttosto complesso, no? La cosa che mi ha interessato è il fatto che ieri, nonostante abbiamo assistito a una giornata decisamente brutta, con una chiusura debole, ovvero con la chiusura del FTSE MIB posto nel 50% inferiore del range giornaliero, quindi una candela nera con una chiusura abbastanza vicino al minimo di giornata, STM ha disegnato questo che in gergo tecnico si chiama hammer, che non è altro che una candela che ha la peculiarità di avere il prezzo di chiusura sostanzialmente uguale al massimo di giornata e soprattutto molto lontano dal minimo intraday. Minimo intraday che, se insomma anche un occhio meno esperto, coincide poi con questo supporto abbastanza evidente a 28,30 euro. Perché è un supporto? Perché tracciando banalmente una linea orizzontale ci accorgeremo che questo livello si è opposto per diverse volte alla discesa dei prezzi. Quindi ogni qualvolta abbiamo toccato questa fascia qui, fatto c'è anche un gap rimasto aperto in prossimità di questo livello qui. E insomma, 28,30 euro è secondo me un livello di supporto interessante, dal quale è possibile assistere a un interessante movimento di rimbalzo. Oggi in effetti questo scenario viene scontato, stamane il titolo era piuttosto debole, adesso è di nuovo in forza, e questo evidenzia come probabilmente scattino delle ricoperture soprattutto da investitori stranieri che diciamo nel pomeriggio si attivano e iniziano a comprare il titolo. Insomma, morale della favola, i 28,30 euro potrebbero essere un livello di ripartenza e quindi potrebbero dare il via a questo famigerato rimbalzo. Se si immagina questo come uno scenario ragionevole, abbiamo già il punto di uscita naturale, no? 28, area 28,30, 28 più o meno, potrebbe essere lo stop loss implicito di questa strategia di rimbalzo, che fra l'altro ha un buon rapporto rischio-rendimento, perché potremo liquidare il primo magari entrando con due lotti, cioè facendo 100 la quantità di ingresso, potremo liquidare
la prima parte sulla chiusura di questo gap a 28,96 e poi sulla seconda parte sull'eventuale allungo fino a 31. Quindi potremmo anche fare una strategia un po' più prudente in cui liquidiamo metà della posizione al raggiungimento di un target intermedio. Detto ciò, se questo scenario è un scenario che piace, che si ritiene ragionevole, a me piace perché soprattutto, come sai Michele, io ragiono prima sul lato rischio, no? Uno stop loss più o meno così di questa ampiezza è uno stop loss che tutto sommato secondo me è del tutto ragionevole, considerando che poi il profitto atteso è questo qui, questo quadrato, e quindi diventa certamente più ampio del rischio che vado a prendere. Se effettivamente questa è una strategia che si ritiene sensata, si possono fare due cose: o si va sul sottostante, quindi banalmente si va sull'MTA e si compra STM, oppure si utilizza un prodotto a leva. Un prodotto a leva che evidentemente valorizza eventualmente l'intuizione positiva, perché amplifica evidentemente una situazione in cui il titolo va a rimbalzare e di converso va a penalizzare in maniera esponenziale, cioè in maniera levereggiata, qualora i prezzi tornino indietro. La cosa interessante è che Unicredit, e qui sono andato già sulla schermata, ma faccio una cosa così, magari può essere anche istruttiva per chi ci sta seguendo. Quindi se l'idea è andare su un prodotto strutturato, levereggiato, perché magari o non si vuole mettere una parte rilevante di capitale, no? Allora se tu ti vuoi esporre, magari non vuoi smontare il portafoglio, hai poca liquidità disponibile, utilizzi la leva. Allora che fai? Vai sul sito dell'emittente, scrivi STM e poi vai a vedere le opzioni che ci sono, i certificati che ci sono. Quindi banalmente vado a scrollare i diversi prodotti offerti dall'emittente e fra questi scopro che ci sono 14 turbo long con sottostante STM a scadenza e poi ci sono anche dei prodotti open end. Qual è la differenza? Questi, gli open end evidentemente sono più legati a chi magari ha una logica di più di medio termine, quindi non avendo scadenza hanno chiaramente un livello knockout dinamico, invece nel nostro caso, essendo un'operazione più di breve termine, probabilmente andremo a focalizzare di più l'attenzione sui prodotti con scadenza, perché poi scopriremo che la gamma su questo sottostante, su STM, è una gamma particolarmente ricca, 14 prodotti long. La cosa che faccio è cliccare su leva e andarli a in qualche modo evidenziare per le diverse rischiosità, e quindi tanto più evidentemente la leva è importante, quindi tanto più la leva è esasperata, no? Per esempio qui abbiamo una leva 16,54, tanto più sarà vicina evidentemente la barriera. Quindi un prodotto che ha un knockout distante il 5% ha una leva diciamo gigantesca, un po' esasperata, forse del 16%. Ma se vogliamo magari un prodotto con un knockout più conservativo, e quindi con un knockout magari distante il 22% dal livello attuale, che ha scadenza 16,6, quindi piuttosto vicino, possiamo ad esempio scegliere questo prodotto che ha una leva del 4,5, addirittura abbassarla e avere anche un orizzonte più lungo. Quindi il tema è partire sempre dal sottostante. Ricostruiamo, diciamo, il processo logico. Si parte dal sottostante sempre, non si parte mai dal derivato. Se c'è un'idea ragionevole, si valuta appunto due rapporto rischio-rendimento. Vale la pena mettere una chip al centro? Se vinco, diciamo brutalizzando il concetto, se vinco il profitto atteso è più alto del rischio che corro? Se sì, parto al livello successivo. Ok, seleziono il prodotto. Preferisco andare sul sottostante, oppure magari trovo in questo derivato, in particolare nei turbo long, un'opportunità migliore perché investo poco capitale. E quindi la leva utilizzata anche come maggior diversificazione, no? Magari ho un capitale piccolo, di partenza piccolo, e non riesco a diversificare in maniera efficiente. Utilizzando la leva puoi diversificare in maniera migliore. Orizzonte di breve,
e diciamo possibilità di scegliere all'interno di una gamma estremamente ampia. E qua il prodotto come si seleziona? Uno sulla base del livello knockout, quindi immagino, no, fino a dove sono disposto a farmi venire conto del prezzo, e due anche sulla base dell'impostazione temporale, quindi se ho un orizzonte brevissimo magari posso scegliere un prodotto a scadenza 16-6, meno di un mese, se ho scadenza magari, se ho un orizzonte un po' più lungo, cioè mi do anche una chance per tenerlo un po' più in posizione, prendo quello con scadenza 15 dicembre, e poi chiaramente vado a contemplare una leva che sia compatibile col mio livello di rischio. È evidente che qui parliamo di operazioni speculative, e quindi la propensione al rischio deve essere elevata. Ma ancora una volta bisogna sfatare il luogo comune che rischio è sinonimo di atteggiamento spregiudicato garibaldino. Sapere quando è opportuno prendersi il rischio è proprio il sale del trading. Quindi se uno vuole rimanere sempre al coperto e al chiuso dai rischi, probabilmente non è questo il mestiere giusto. Il segreto, secondo me, è mettere il naso fuori quando effettivamente le opportunità, i rischi ci sono, ma le opportunità sono evidentemente maggiori dei rischi, e quindi ti consentono, insomma, di effettivamente valorizzare un'intuizione qualora positiva, e viceversa, se i prezzi andassero in una situazione diversa da quella che auspichiamo, abbiamo già il nostro piano B, che è il nostro livello di stop loss, che in ogni caso ci salva da scenari, diciamo, non auspicabili, ma del tutto possibili. Tra l'altro, diciamo, in questo attuale scenario di mercato, che come abbiamo detto comunque non è facilissimo da interpretare, no? Questi prodotti a leva che comunque ci garantiscono una perdita massima che stabiliamo noi a priori, come giustamente dicevi, però diciamo, ci permettono anche, no, un'operatività chirurgica, Pietro, perché poi alla fine appunto con un leva 5, anche se il titolo mi fa un 2%, io già posso portare a casa tranquillamente, quindi magari addirittura già in giornata, no, in un paio di giorni, posso chiudere effettivamente la mia operatività senza rimanere a mercato con l'ansia che poi magari succede qualcosa, che in queste giornate tutto è possibile, e quindi poi si rimane incastrati, eccetera. Invece così uno può fare un'operatività molto chirurgica, entra quando è sicuro, ovviamente, in base alla strategia, come ad esempio la tua, entra, prende e scappa praticamente velocemente. Sì, no, tendenzialmente diciamo quello deve essere un approccio generale, no? Per chi fa trading stretto è quella la logica. Il vantaggio dei turbo è che anche se tu porti il prodotto nell'overnight, evidentemente non subisci l'effetto compounding, quindi non sei penalizzato come ad esempio su altri prodotti che hanno, insomma, delle leve fisse che sostanzialmente ti se te li metti in portafoglio per giorni anziché settimane, qual è il rischio? Che la performance del derivato, cioè del prodotto che vai a prendere, non è del tutto conforme con la performance del sottostante. Che cosa vuol dire? Tu magari prendi STM, fa più 10, è un prodotto leva 3, ti aspetti che faccia più 30, no? il tuo derivato. In realtà sui turbo è sostanzialmente così, perché non subisce il compounding effect. Su altri prodotti, ad esempio anche gli ETF a leva, evidentemente le cose non stanno così. Quindi il turbo ti dà una doppia chance, sia efficienza nell'intraday ma anche nel multiday, perché sostanzialmente la leva è questo tipo di struttura ti consente di non subire il compounding effect, e quindi ti dà anche la possibilità di fare quello che tutti i buoni trader devono fare, quindi lasciar correre il profitto se effettivamente sei dalla parte giusta, sei nella condizione di avere un prodotto che riesce anche a efficientarti qualora tu voglia tenerlo in portafoglio per più giorni o addirittura qualche settimana. Perfetto. Sì, hai detto benissimo, Pietro. Volevo aggiungere qualcosa, ma mi hai tolto le parole di bocca come si cercano sul sito. Occhio, infatti, stare attento. No, hai detto benissimo. No, comunque hai detto benissimo, cioè veramente il vantaggio del prodotto come il Turbo
che appunto, come giustamente hai detto, è un prodotto a leva, è un prodotto che può far perdere tutto il capitale investito, quindi come se fosse un livello di stop loss automatico che ti fa perdere l'intero capitale, è che ti può far prendere una posizione su base multi-day, quindi STM magari i primi due giorni sta flat, piuttosto che va un po' nella direzione opposta, non vuol dire che ho sprecato la strategia, come sarebbe successo se avessi investito con un prodotto diverso, ma nel caso in cui anche dopo qualche giorno dovesse andare nella direzione giusta, quindi nel caso in cui l'analisi che ho fatto all'inizio, quella che hai fatto tu adesso, si riveli giusta, quello che succede è esattamente questo, cioè abbiamo la possibilità di continuare ad essere investiti nello strumento che ci permette di trarre vantaggio dalla nostra analisi. Aggiungo solo l'unica differenza che non hai detto, quindi vedi c'è ancora qualcosa che non hai spiegato, tra turbo open end e turbo non open end, quindi quello che tu hai fatto vedere, oltre naturalmente al fatto che uno non ha scadenza e quello che tu hai preso invece ha una scadenza di solito a 6 mesi, è il fatto che nel turbo open end il livello di strike, che corrisponde al livello di barriera, quindi un po' a livello di stop loss, viene modificato ogni giorno, quindi ogni giorno c'è a causa del financing, che è il costo del prodotto appunto open end, praticamente nel caso di un turbo long, open end long si alza sempre un pochino tutti i giorni, quindi quello è il costo implicito del prodotto. Nel caso di un turbo non open end, quel valore rimane fisso e rimane costante, quindi ora tu non hai fatto vedere un prodotto in particolare, diciamo che se tu avessi preso un prodotto con uno strike per esempio a 25, noi sappiamo che dal momento in cui lo compriamo, al momento in cui lo venderemo, o magari nel momento in cui va a toccare la barriera, nel caso in cui vada nella direzione opposta a quella sperata, lo strike sarà sempre uguale a 25, quindi non cambierà mai. Quindi questa è un'altra differenza importante, secondo me. Perché se io vado a prendere uno strike, ecco quello che stai facendo vedere tu adesso, per esempio, ha uno strike 25. Hai preso, ecco, guarda, bravissimo. 25, quindi ha una leva in questo momento, se scendi la vediamo. Ha una leva 6, quindi questo ti moltiplica per 6 la performance su base multi-day, e STM deve perdere il 15%, come vediamo lì a sinistra, per andare a toccare la barriera. Ecco, il vantaggio di questo prodotto è che lo strike e il knockout rimangono a 25, quindi non ho bisogno di andare a controllare ogni giorno quanto vale e di annotarmi banalmente ogni giorno un numero diverso. 25 è, 25 rimane. Okay. Sì, quindi potrebbe essere, diciamo, per andare nell'operativo un prodotto open end probabilmente più compatibile con chi non immagina in maniera definita già una data di chiusura del trade e si vuole prendere anche lo spazio per tenersi in portafoglio per magari settimane o mesi, invece un prodotto con scadenza. Sì. Probabilmente sì, tipo questo scade fra un mese, sì, comunque la differenza è veramente piccola, cioè questo per esempio scade il 23 giugno 2021, quindi fra più di un mese. Certo, se io dico allora è un fattore soprattutto se uno investe con delle leve più basse, perché se hai una leva elevata comunque sai che devi chiuderlo prima o poi, o cioè se ti va bene ti va molto bene, se ti va male ti va molto male. Se hai una leva bassa, diciamo 2, 3, 4 eccetera, magari vuoi prendere una posizione appunto di lungo periodo, magari in questo caso non utilizzeresti questo prodotto perché scade fra un mese, magari fra un mese tu vuoi continuare nella posizione, un prodotto così ti costringe a fare il roll, quindi a venderlo e ad acquistare un altro sul mercato, andando a pagare delle nuove commissioni di negoziazione, andando a pagare lo spread di the ask, eccetera eccetera, quindi in quel caso magari conviene più un open end. Anche capital gain, perché consiglio, sì, quando vai a fare il roll bravissimo, se non hai crediti d'imposta, cioè se non hai minusvalenze da scontare, devi andare anche a decurtare del 26% quando vai a fare il roll su un'altra scadenza, quindi assolutamente, assolutamente. È arrivata una domanda, arrivato, che chiede se la leva rimane, sì, no, esatto, l'ho vista, sì, di Giovanni, che chiede se la leva rimane costante con entrambe le tipologie. Sì, la leva rimane costante con entrambe le tipologie, sia con i turbo closed end che con gli open end, perché allora, perché tendenzialmente la leva dipende semplicemente
entriamo un po' più nel tecnico, dipende dalla distanza che c'è tra il sottostante e il livello di barriera, quindi possiamo vedere in questo caso abbiamo una distanza del 15% come vedevamo, cioè STM quota più o meno 29,4, 29,5 e abbiamo una barriera a 25, quindi un livello di strike a 25. Come si calcola il prezzo del prodotto? Si va a prendere il valore del sottostante e si toglie il livello di strike, quindi 29,49 in questo caso, meno 25 fa 4,49. Se possiamo vedere quanto quota questo prodotto adesso, Pietro, se sali un pochino su questa pagina. Sì, allora, quota 4,60 denaro, 68 lettere. 4, esatto. Esatto, quota dovrebbe quotare 4,49. 4,49 è il prezzo fair, quindi il prezzo, diciamo, teorico. Quota un po' di più perché c'è, cosa c'è? C'è il margine dell'emittente, semplicemente, che però se noi lo compriamo e lo vendiamo, andiamo a vendere indietro all'emittente. C'è il margine dell'emittente e c'è appunto un margine anche di sicurezza per il trader nel caso in cui il sottostante apra appunto la mattina in gap, quindi nel caso in cui aprisse con un gap, questo margine permette al trader di appunto avere un margine di sicurezza. Quello che noi consigliamo alla fine è di guardare nel momento in cui si va a scegliere un prodotto, quando si va a scegliere un turbo, due cose: innanzitutto lo spread bid-ask, perché naturalmente lo spread è quello che noi andiamo a pagare quando vogliamo fare trading, no? Perché lo paghiamo in questo caso 4,69, lo rivendiamo 4,62, quindi abbiamo 7 centesimi di spread. E la seconda cosa è quanto è ampio questo margine. Quindi in questo caso abbiamo un margine da 4,49 a 4,69 di 20 centesimi. Se fosse più basso sarebbe meglio per l'investitore, cioè più basso è, meglio è per l'investitore, perché vuol dire che c'è un margine ridotto che l'emittente praticamente carica. Quindi questa è una cosa importante da controllare e appunto dico in tutta trasparenza è un fattore che gli investitori dovrebbero guardare quando vanno a scegliere il turbo. Marco, che vogliamo fare? Vediamo un'altra strategia con i turbo o andiamo sui certificati di investimento? Allora, beh, possiamo anche chiedere appunto ai 50 e anche di più partecipanti se preferiscono andare avanti con un'altra strategia sui turbo di Pietro, oppure so che tu hai preparato, Michele, una strategia su dei fixed cash collect, quindi possiamo chiedere che qual è la preferenza. Perfetto, abbiamo già perfetto, abbiamo direi certificati di investimento, quindi abbiamo una chiara preferenza, quindi ti passo lo schermo allora io, Michele, no, guarda, so che studiare prima tu la gamma, così almeno diciamo allinei tutti su come funziona la gamma e poi io faccio vedere secondo me quelli più interessanti. Assolutamente, assolutamente. Allora facciamo vedere, io faccio vedere il sito direttamente. Bene come funziona, no? Se no poi parlo magari. Certo, certo. Sicuramente tu sei. Ecco qui, dimmi quando si vede, Michele. Vediamo, vai, tutto tuo. Perfetto, allora questa è una gamma che è uscita ieri, quindi parliamo veramente di una novità sul mercato. Allora io la presento velocemente, poi lascio Michele, so che ha fatto un'analisi aggiuntiva e fatta sicuramente appunto meglio di quello che faccio io, presento solo i prodotti. Parliamo di Fixed Cash Collect Worst Off, quindi è la prima volta che vengono messi sul mercato, quindi è proprio una novità sul mercato italiano. Parliamo di prodotti che pagano dei premi mensili incondizionati, quindi pagano questi premi a prescindere da quello che succede, quindi non ci sono condizioni di pagamento dei premi, barriere, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei premi mensili che vengono pagati. Abbiamo una scadenza a 2 anni, quindi i premi vengono pagati per l'intera durata appunto dell'investimento, quindi per 2 anni. Per 23 date di valutazioni mensili e a scadenza si ha la barriera, quindi a scadenza si va, cioè il classico meccanismo, si va a vedere il sottostante peggiore, nel caso in cui il sottostante peggiore quoti al di sotto della barriera non viene pagato l'ultimo premio, che quindi è l'unico condizionato,
e in aggiunta quello che succede è che c'è una perdita in capitale, quindi il sottostante peggiore ha perso il 50%, si perde il 50%. Allora, abbiamo fatto una gamma di prodotti, secondo me, è molto interessante. Poi Michele, tu ci dirai se c'è qualcosa che ti piace di più o di meno. Abbiamo, facciamo un po' di zoom out, sì, abbiamo dei basket bene, che fa vedere bene entrambi basket, cioè entrambe le missioni, che effettivamente ce ne sono parecchie. Sì, no, assolutamente. Abbiamo dei, appunto, panieri tematici, per esempio, il primo